Bella a tutti ragazzi, qui è Adumeyang, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati oggi nel video per quanto riguarda i sorteggi che ci sono stati oggi della Champions League. L'andata si giocherà 13, 14, 20, 21 febbraio 2018 e il ritorno 6, 7, 13 e 14 marzo 2018. Sorteggio per le italiane non male, considerate le possibili avversarie. Partiamo dalla Juventus, che ha beccato il Tottenham. Secondo me, se devo dare una favorita, passerà la Juventus, ma sarà molto dura dato che il Tottenham è riuscito ad andare a vincere nel girone con Borussia e Real Madrid quando era data per terza del girone. Comunque, Juventus che ce la può fare se gioca convinta dei propri mezzi. Basilea Manchester City, ovviamente qui Manchester City abbastanza fortunato. Secondo me passerà ovviamente il Manchester City. Real Madrid PSG, un po' una finale anticipata. Secondo me però la riuscirà a spuntare il Real Madrid PSG, che già l'anno scorso è uscita agli ottavi contro il Barcellona. Vi ricorderete la fantastica remontata al Camp Nou per 6-1. Stavolta giocherà in casa il Real Madrid la prima, quindi il PSG in casa la seconda, e potrà recuperare lui, anche se secondo me non ce la farà dato che passerà il Real. Porto Liverpool. Secondo me il Liverpool ha avuto abbastanza fortuna, passerà, dato che nel primo girone ha dominato. Chelsea-Barcellona, anche questa poteva essere una possibile finale, anche se meno di Real-PSG. Qui secondo me passerà il Barcellona, dato che Antonio Conte in Europa non è che fa sempre benissimo, dato anche che è arrivato secondo nel girone dove c'era la Roma. Bayern Monaco Besiktas, secondo me qui il Bayern ci ha avuto una fortuna pazzesca, era la più scarsa delle 8 della prima fascia, poteva beccare la Juventus, non l'ha presa, ha preso il Bayern Monaco che passerà senza problemi. Arriviamo all'altra italiana, Shakhtar Donetsk, Roma, secondo me qui passerà la Roma senza nemmeno troppi problemi, dato a meno che poi non succeda qualcosa di terribile, qualche infortunio, però la Roma, per come sta giocando ora, veramente può battere quasi chiunque. Avevo pronosticato, nei giorni scorsi, che la Roma avrebbe preso Real o Bayern, dato che c'ha una sfiga pazzesca in Europa. È andata bene stavolta, invece per la Juve avevo previsto che avremmo pescato un inglese, dato che c'è il 66% di possibilità. In particolare pensavo pescassimo il Liverpool, invece il Tottenham, magari forse anche meglio. Ultima partita di Champions, Siviglia Manchester United. Secondo me passerà il Manchester United, ma sarà tutta da vedere. Passiamo all'Europa League velocemente. Andata si gioca il 15 febbraio e il ritorno il 22, dato che questi sono i sedicesimi e 15 c'è da fare un turno in più. Borussia Atalanta, Atalanta che secondo me ce la può fare a passare. E Borussia viene dalla Champions, ma non è un'eliminazione sofferta, bensì premiata dalla differenza reti con l'Apoel Nicosia. Le altre italiane, altra sfida Italia-Germania, Napoli-Nizza, sono due retrocesse tutte e due dalla Champions League, sarà uno scontro mozzafiato secondo me, però peccato, magari non sarà così come sto per dire, però secondo me passerà il Lipsia, dato che il Napoli ha avuto problemi anche con lo Shakhtar, col Feyenoord fuori casa. Secondo me in casa il Lipsia, che è ancora più forte del solito, può stendere il Napoli al ritorno. Altre due italiane sono FCSB Lazio, Lazio che non ha pescato proprio benissimo, al contrario di quanto dicono gli altri, però secondo me ce la può fare a passare. Ludogorets Milan, Milan che può farcela passare se gioca come ha giocato col Bologna, forse anche un po' meglio. Vi vado a leggere rapidamente gli altri sorteggi d'Europa League con chi passa: Nizza Lokomotiv Mosca, secondo me passerà Lokomotiv, Copenaghen Atletico Madrid passerà l'Atletico, Spartak Mosca Atletico Bilbao, secondo me lo Spartak Mosca prevarrà. Aek Atene Dinamo Kiev sarà una sfida alla pari, ma passerà l'Aek Atene. Celtic Zenit, anche questa alla pari, ma passerà il Celtic. Crevena CSKA passerà il CSKA. Lione Villarreal, questa poteva essere una delle semifinali. Secondo me passerà il Lione, spinto dalla voglia di fare bene, dato che la finale sarà proprio a Lione. Real Sociedad Salisburgo, anche questa molto combattuta. Secondo me passerà il Salisburgo. Partizan Victoria Plzen passerà il Victoria Plzen.
Astana Sporting, ovviamente, do per favorito lo Sporting, Östersund, Arsenal, Arsenal super favorito e Marsiglia Sporting Braga. Secondo me passerà il Marsiglia. Questo video finisce qui. Raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete like. Bello.